Ancora avvolta nel mistero la scomparsa dell'impiegata comunale Elisa Gualandi, 53 anni, sparita dal 6 giugno dalla sua casa in via Vallesoana a Ponte Canavese, dove viveva da un paio di mesi. Dispiaciuto il sindaco Paolo Coppo, che ha cercato di sostenere al meglio le ricerche della donna. Chi era Elisa Gualandi? Ma Elisa Gualandi è una signora che si è trasferita qui a Ponte circa un paio di mesi fa, il mese di maggio. Purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerla. I miei colleghi dipendenti del comune mi hanno parlato molto bene di questa signora, una persona solare, affabile, gentile, disponibile, che purtroppo tutto d'un colpo è sparita. Lei era passata presso i nostri uffici per le pratiche normali di chi si trasferisce e appunto ha avuto questo ottimo rapporto con i dipendenti e ha dato questa bellissima impressione. Dopodiché non abbiamo più saputo niente, a un certo punto è stata data per dispersa, sono state fatte ricerche dal soccorso alpino, dalla Croce Rossa, dagli AIB, dai vigili del fuoco per un paio di giornate e non è risultato niente. Se si fosse addentrata nei sentieri che circondano il paese e noi ne abbiamo ripristinato circa un 50 km, non credo potrebbe aver avuto dei grossi incidenti perché sono sentieri che sono percorribili a tutti e per il resto è un po' l'enigma che si fa a tutta la cittadinanza che non sa darsene una spiegazione di questa signora che la gran parte non ha nemmeno avuto l'onore di conoscere. Aveva abbandonato la città per venire in un posto tranquillo dove accudire i suoi due gattini, tant'è che il sindaco gli voleva poi proporre anche un posto di lavoro. Ma proporre il posto di lavoro, questo avrebbe poi dipeso da lei. Noi in comune, a causa di un pensionamento, abbiamo attivato una mobilità. Avrebbe avuto possibilità di poter accedere a questa mobilità, però non abbiamo nemmeno avuto il tempo di proporglielo e verificare se era interessata, se magari era interessata solo a un periodo di riposo o di riflessione. In pochissimi qua la conoscevano. Io credo proprio pochi perché il tempo materiale è stato circa un mese, non di più. La vicina di casa, Maria Donea, si è subito insospettita nel non vederla rientrare dopo che era uscita per una passeggiata. La descrive come una bella signora, elegante e molto curata. Era evidente che arrivasse dalla città. Quando usciva non prendeva la bicicletta? A volte sì, ma adesso andava a passeggiare, ha detto. La conosceva la zona? Sì, ma penso di sì, 2 mesi che passeggiava sempre. Passeggiava sempre. Allora se, come hanno detto, sono andata in paese, ho visto Carabinieri, gli ho detto che la mia vicina, che io ho visto l'ultima volta mercoledì, non ho seguito se c'è o non c'è Elisa a casa, perché noi quella, non seguo mai i vicini se ci sono. Viviamo qua, conviviamo, ma non è che. E dopo ho detto venite per favore a vedere se i mali, perché erano le finestre aperte. Ha chiamato i carabinieri. Sì, le finestre erano aperte, c'è ferro, ma non, il ferro se c'è non entravano ladri, a ferro, barre di ferro. Allora sono venuti loro dopo a passeggiare, io dico vado a casa perché ho tanto fome, ho tanto da fare, in quel giorno era bello come adesso, e sempre pioveva, ho da fare, da lavorare, da. Anche lei dice, oh, anche a me mi piace fare tutto la mattina. Ho fatto 10, dice lei, hanno fatto tutti i lavori di casa, adesso vado a passeggiare proprio. E niente altro, allora ciao ciao, arrivederci. E lei è andata in paese. E Non ha preso io la mi sono venuta a bicicletta? casa, no? La bicicletta è lì. E andava, camminava senza borsa, senza niente, con bel vestito con fiori, era ben vestito. Non ha mai detto di aver conosciuto qualcuno? È venuto il 1° di giugno, quando è andata a Torino, ha detto a tutti vado a Torino, non mi cercate, ha lasciato le chiavi la vicina per gatti, di mangiare, a dare mangiare ai gatti. Allora, a me mi è sembrato sospetto, giovedì alle 3 è arrivato un pacco, io non ho mai visto Elisa, non ho seguito come adesso, vado, vengo, non vado a vedere gente se ci sono o non ci sono in casa. Mai, non ho mai disturbato, mai. Era qualcosa normale, ho visto per strada e giovedì è arrivato il corriere, pioveva giovedì, è arrivato il corriere verso le 3 e vicino dalla strada ha portato Elisa, ha portato il pacco con corrieri là e io li vedo, esco di casa, dico ma dimmi un po', dico io, per me non c'è nessun pacco e lui dice no,
solo per la Gualandi. Ma non c'è Elisa? No, ma curioso, sono le tre. Dove sarà questa donna? Anche che piovi. Chi è? Sto lavorando, cazzo. Tutto il giorno ho cercato dove è Elisa, dove è Elisa. Ho telefonato, ho ricominciato anche a telefonare. Squillava, ma diceva sempre non raggiungibili. E ho visto che non c'è, ho chiesto a tutti, ho chiesto a Chieti se ti ha lasciato le chiavi per gatti, ha detto no. Allora, dove sarà questa? Lei non avrebbe mai abbandonato i suoi gatti? I gatti un giorno dopo di nuovo, era già venerdì, ho detto se non è arrivato il pacco, ancora era lì venerdì mattina, non l'ha mai toccato, un terrazzo. Cioè, è arrivato il pacco, il corriere, se no io non sapevo. Lei non gli aveva detto che doveva arrivare un corriere? No, 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 ecco, sospetto anche qua perché io... Quando arrivava il corriere, lei metteva bellettini lì la strada, per corrieri, diceva lei, per Elisa. Quindi era Gualandi. Solo una passeggiata e poi rientrava? Se, non lo so, doveva rientrare. Se è entrata, non lo so, se è venuto, non lo so, non ho mai visto dopo. Non si è mai visto nessuno? No, io non ho mai visto. Nessun dopo. Uomo? Qui. Niente, niente. Dopo.